Bentornati nel canale di Chiari Lady Boss, spero tutto benissimo. Ai nuovi iscritti do il benvenuto, troverete un sacco di contenuti su New York, donne, colori, pop-up, eventi e tantissimo altro. In questo momento mi trovo a Central Park e oggi nel vlog voglio parlarvi di cose da non fare a New York. Volevo darvi un'idea di quelli che potrebbero essere i possibili scam o cose sconsigliate nella Grande Mela. State sempre attenti a fare le foto con i pupazzi a Times Square, perché se voi provate a fare selfie o chiedete una foto con loro, probabilmente vi chiederanno 5-10 dollari di mancia. Provate a non acquistare i souvenir a Times Square e nei dintorni, ma spostarvi più a sud. Potreste per esempio andare da Jack's, che è una catena di 99 cents che vendono un sacco di prodotti e molti a 99 centesimi. Uno dei Jack's più grandi si trova vicino a Macy's e quindi vicino a Herald Square, nella 32esima strada tra 6ª e 7ª Avenue. Ci sono un sacco di ristoranti italiani buoni e autentici, ma vi consiglio di non farvi illudere dal nome. Solitamente i nomi dei ristoranti italiani col genitivo sassone, e quindi il nome del ristorante con l'apostrofo S, sono ristoranti italoamericani, quindi anche di generazioni di italiani, e non così autentici come li cercate voi. Quindi il consiglio è sicuramente di informarsi tramite non solo TripAdvisor ma anche Google Maps, chiedere a me, chiedere anche consiglio a amici che sono stati a New York, informarvi su Google ed evitare questi ristoranti che sembrano delle trappole per turisti, soprattutto in zona Times Square. Quei ristoranti proclamano di essere Italian Restaurant o Best Italian Restaurant. Evitate ad ogni modo i taxi non ufficiali. I taxi neri che solitamente trovate per strada e vi fermano per darvi un passaggio spesso e volentieri hanno dei costi molto alti. Piuttosto scaricatevi app come Uber, Lyft, Via. Vi lascio tutti i codici sconto qua sotto nell'info box, o addirittura prendete i taxi gialli ufficiali o quelli verdi che si trovano nei bureau attorno a Manhattan e sopra la 110ª strada. E poi qui c'è Chiara, la turista sfigata, che può testimoniare che nel 2011 ho preso appunto una di queste macchine, diciamo, non autorizzate. E per una tratta da Central Park a JFK ho pagato circa 150 dollari. Bip, bip, bip. Ecco appunto, quindi state molto attenti. Non mangiate da McDonald's a New York. Ho capito che magari volete provare la versione americana piuttosto che quella italiana, ma di hamburger buonissimi o di catene di hamburger a New York ce ne sono un sacco, come per esempio Shake Shack. Se comprate l'acqua dai venditori ambulanti, sappiate che il costo è molto più alto rispetto alla vendita nelle farmacie e nei newsstand, dove solitamente potrete trovare bottigliette da mezzo litro a un dollaro. So che molti di voi, piuttosto che prendere il traghetto per arrivare a Liberty ed Ellis Island e quindi risparmiare quei soldi, prendono il traghetto che arriva gratuitamente a Staten Island. Io voglio darvi un altro consiglio ancora, che è quello di prendere il New York Ferry, che è un traghetto che fa diverse tratte, molte nell'East River, costa $2.75 a tratta e vi farà godere un paesaggio mozzafiato di tutta Manhattan vista dalla parte est. E potrete anche godervi i panorami di Queens e Brooklyn. Fate sempre attenzione ai ragazzi che vogliono regalarvi dei CD per strada. Solitamente si trovano in zone turistiche come Times Square o addirittura ne vedo sempre molti davanti all'Apollo. Questi ragazzi cercano di iniziare una conversazione, fingono di regalarvi un CD per poi chiedervi... Qualcuno che litiga? Per poi chiedervi dei soldi in cambio. Yeah, what up, it's Eagle, chilling with Kiara. You know what I mean? The hottest out right now. She smell good, you can't smell her. Yeah. Sappiamo che a New York tutti o quasi conoscono la Little Italy di Manhattan.
che ormai ha perso molto le tradizioni italiane. Quindi consiglio, piuttosto di andare a mangiare alla Little Italy di Manhattan, provate ad andare a mangiare alla Little Italy del Bronx. Vi lascio qua sotto nell'info box un video che ho fatto riguardo alla Little Italy del Bronx. Fate attenzione anche a tutti i pedicab che trovate per strada. Il costo varia da $2.99 al minuto a $4.99 al minuto. Vi consiglio, se volete fare un'esperienza in pedicab, di darvi un tempo, cronometrare i minuti che fate. Ricordatevi sempre che al ragazzo che guida il pedicab va lasciata la mancia. Fuori da Central Park troverete anche carrozze con cavalli. Il costo di giri in carrozza è molto alto. 10 minuti chiedono circa $22, mentre per 20 minuti ne vengono chiesti circa 54. E ricordatevi, anche loro chiedono la mancia. E in più, un giro in cavallo non arriva molto lontano a Central Park in 10 minuti, perché Central Park è molto grande, e di questo vi lascio un altro link nell'info box dove parlo delle 16 cose da fare a Central Park. Quindi il metodo migliore per girarlo è sicuramente a piedi o in bicicletta. Spero che questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto che potrà essere d'aiuto alle persone che viaggeranno o visiteranno New York. Quali sono state le vostre esperienze? Mi piacerebbe un sacco saperle qua nei commenti. E se avete apprezzato questo video, mi raccomando, lasciate un thumb up. Ci vediamo al prossimo vlog da New York e Chiari Ladyboss. Bye guys!